piacerebbe sapere quanto consumerà mese per mese la pompa di calore ancora prima di installarla? Lo vedremo oggi in questo video. All'inizio, appena entrato nel mondo delle pompe di calore, anch'io mi rabattavo tra diversi strumenti per poter capire se effettivamente la pompa di calore riusciva a riscaldare casa e quanto avrebbe consumato. Come facevo? Attraverso degli strumenti Excel, quindi iniziavo innanzitutto a calcolare il fabbisogno energetico con un software dedicato per la legge 10, in modo da determinare il fabbisogno energetico dell'abitazione. Poi, se si trattava di un'abitazione con radiatori, utilizzavo delle tabelline secondo la UNI 6514 oppure la UNI EN 442, a seconda dei casi, in modo da determinare la potenza di ogni singolo radiatore. Poi cosa facevo? Attraverso un altro Excel andavo a determinare la potenza partendo dai consumi dell'abitazione in essere, quindi a ritroso attraverso il potere calorifero, del combustibile, il rendimento del generatore e quant'altro, riuscivo a determinare la potenza. Poi con la UNI TS 11300 calcolavo il fabbisogno dell'acqua calda sanitaria, quindi un'altra tabella Excel per determinarne il fabbisogno. Poi un altro Excel per creare la curva caratteristica, ovvero mettere sullo stesso diagramma potenza termica necessaria all'abitazione in base alla temperatura esterna, e poi un ulteriore Excel per fare il piano di ammortamento dell'investimento, quindi capire dopo quanti anni si sarebbe pagato l'impianto. Ed è proprio perché con tutto questo lavoro ho deciso di progettare un simulatore professionale specifico per le pompe di calore. L'unico simulatore in Italia dedicato alle pompe di calore, che ti permette di determinare se la pompa di calore riscalderà tutti i giorni dell'anno, capire se i radiatori esistenti riusciranno a riscaldare casa anche con temperature di mandata inferiori a 65 gradi, confrontare il consumo di una vecchia caldaia con quello della pompa di calore per valutarne l'investimento, definire la potenza necessaria per l'impianto fotovoltaico. In base a quanto consumerà la pompa di calore, andiamo a definire i kilowatt necessari per l'impianto fotovoltaico, calcolare il consumo mese per mese della pompa di calore e scegliere tra centinaia di pompe di calore quella più idonea al tuo caso. Questo simulatore è stato definito con tre algoritmi. Il primo va a definire le condizioni meteo, ora per ora, di ogni giorno dell'anno della tua località. Come fa? Prendendo i dati meteo della località più vicina a casa tua, va a definire ora per ora le temperature esterne e in base a quello il fabbisogno dell'abitazione. Un altro algoritmo calcola il COP ora per ora per tutti i giorni dell'anno, cioè in base alla temperatura esterna, in base alla temperatura di mandata all'impianto viene definito il COP e quindi il consumo elettrico, che messi assieme mi danno i risultati mensili. E un altro algoritmo calcola gli sbrinamenti, quanto incidono gli sbrinamenti per quella specifica pompa di calore in quel specifico caso. Quindi è un simulatore professionale specifico per le pompe di calore che ti dà l'esatto consumo mese per mese delle macchine proposte. Se vuoi testare anche tu questo simulatore, vai sul link che trovi in descrizione e scaricarti la versione demo valida per una settimana. Potrai provarlo in tutte le sue funzionalità per poi decidere se acquistarlo e utilizzarlo al meglio per dare ai tuoi clienti un servizio di alto livello e molto professionale.